Stavolta al Cagliari mancano due punti perché nella gara contro la Fiorentina la squadra rossoblu meritava di vincere, lo meritava ai punti per quello che ha fatto, per quella che è stata l'evoluzione della partita. È vero che ha rischiato di andare subito sotto con un calcio di rigore che ha subito nei primi 10 minuti, calcio di rigore che è stato intercettato da Radunovic con una battuta di Biraghi centrale che ha facilitato il compito dell'estremo difensore cagliaritano, ma è altrettanto vero che nel proseguo della gara il Cagliari ha avuto più occasioni per andare in gol, è decisamente più nitida di quelle che ha avuto invece la Fiorentina. Gol che ha trovato dopo aver colto due pali, quello di João Pedro su una conclusione che sembrava dovesse essere destinata a entrare in rete, e poi quella di Marin sempre nel corso del primo tempo con la palla che è stata deviata sul legno. Due occasioni propizie per tentare di chiudere già la prima parte del match in vantaggio. Il vantaggio è arrivato nel corso del secondo tempo ed è stato João Pedro a centrarlo. Ancora una volta lui, l'anima di questa squadra, capace di andare a cercare il pallone di testa per direzionarlo con un pallonetto alle spalle di Terracciano. João Pedro che è stato l'attaccante in tutto e per tutto, perché i due trequartisti D'Albert e Pereiro sono spariti spesso dalla scena e sulle spalle di João c'era praticamente l'intero attacco rossoblù. Ed è beffardo il destino, perché poi quando c'è stato il rigore decretato per il Cagliari, che neanche João aveva visto, un fallo di mano di Odriozola che ha portato anche all'espulsione del giocatore della Fiorentina, sembrava essere ormai l'occasione per realizzare e chiudere il match. Il gol sul rigore avrebbe permesso di andare sul 2-0 gestendo l'uomo in più. Così non è stato, anche João Pedro ha sbagliato il suo rigore e si è rimasti con il gol di vantaggio e l'uomo di vantaggio. Ed è lì che forse il Cagliari non ha avuto la forza per continuare a far valere il suo gioco. Ha fatto quel passettino indietro che ha permesso alla Fiorentina, anche sulla base del proprio coraggio, di ottenere poi il gol del pari. Conquistato da uno di quei ragazzini che prendiamo in prestito per valorizzarli e che poi quando tornano in patria, invece di dire grazie, ci fanno vedere le orecchie, ci porgono l'orecchio per sentire come li acclamiamo, o la maglia per mostrare insomma il loro dissenso. E anche questa politica che abbiamo più volte criticato, quella di prendere giocatori che sappiamo che non rimarranno mai con noi, li facciamo crescere, li svezziamo per poi trovarci contro e anche avvelenati, è una occasione che ci permette questa di riflettere a lungo sulla politica che adottiamo. Il gol di Sottile è stato un bel gol, bisogna ammetterlo, palla recuperata nel primo metà campo, seminato avversari, puntato a gol da Niga, sinistro e palla nell'angolo basso, la sinistra di Radunovic. Sta di fatto che il Cagliari da quel momento in poi doveva cercare a tutti i costi la vittoria malgrado il pareggio e non è stato capace invece di costruire azioni che potessero essere incisive, anche perché ha continuato a giocare a lungo con D'Albert e Pereiro in campo, con due anime che di fatto non hanno dato il loro contributo offensivo come si sperava si potesse avere. Insomma, dopo il Covid ci sarà la possibilità di rimettere i giocatori al loro posto. Quest'oggi Bellanova a sinistra ha fatto un gran lavoro, ma in fase difensiva ha lasciato tutto sulle spalle di Obert. D'Albert continua ad essere un oggetto misterioso, Pereiro non riesce a essere sempre il giocatore che dà il suo contributo, queste carenze ce le portiamo dietro, il mercato è ancora aperto, non abbiamo compensato, bene Gagliano nei pochi minuti che gli sono stati concessi, appena 10, si è impegnato, ha giocato un paio di palloni e forse questi ragazzini meritano di entrare prima in campo.